Bentornato in questo nuovo video di Italia Rimborso. Prima di cominciare ti ricordo che i nostri servizi sono totalmente gratuiti per i passeggeri che hanno subito un disservizio aereo sul volo o sul bagaglio. Lasciaci un like se questo video ti è tornato utile. In questo video tratteremo il tema del rimborso per bagaglio smarrito. Ti dico subito che il disagio derivante da un bagaglio smarrito è disciplinato dalla Convenzione di Montreal, che prevede risarcimenti fino a 1.100 euro. In caso di smarrimento, il passeggero deve compilare il PIR negli uffici Lost and Found presenti in tutti gli aeroporti. Si tratta di un documento indispensabile per procedere con la richiesta di risarcimento per il bagaglio smarrito. Come vediamo dall'apposita sezione presente nel sito web www.italiarimborso.it, questo passaggio deve essere effettuato al momento della contestazione dello smarrimento del bagaglio. Il passeggero, entro e non oltre 21 giorni, deve comunicare alla compagnia aerea per iscritto a mezzo raccomandata l'avvenuto smarrimento del bagaglio. Se entro 21 giorni il vettore non consegna il bagaglio, il passeggero può richiedere il rimborso. È lì che interviene quindi a supporto del passeggero Italia Rimborso, che offre assistenza senza alcuna spesa per il viaggiatore, che dovrà fornire l'entità del danno subito. Compili quindi il form di Italia Rimborso in appena 30 secondi. Non ci credi? Guarda pure. Inserisci il nome, il cognome ed il tipo di disservizio. Passi quindi alla segnalazione del tuo indirizzo mail e del numero del volo che trovi facilmente nella carta d'imbarco. È importante lasciare anche un numero di telefono, dalla quale Italia Rimborso ti potrà facilmente contattare, e la data del volo. Una volta compilato il form, riceverai la mail con tutta la documentazione richiesta da Italia Rimborso per ottenere il tuo risarcimento per il bagaglio smarrito. Italia Rimborso avvierà la tua pratica e riceverai il risarcimento del bagaglio smarrito. Italia Rimborso, però, ha pensato proprio a tutto. Una volta avviata la pratica, potrai vedere il suo stato di avanzamento, proprio come accade con una spedizione. Basta andare nella home page del sito www.italiarimborso.it, scorrere nella home ed inserire il numero di pratica che ti viene inviato nella mail di Italia Rimborso. Lì vedrai lo stato di avanzamento della tua pratica, avviata con Italia Rimborso, che ti aggiornerà costantemente anche con apposite mail. Ti ricordiamo di continuare a volare, ma adesso sarai maggiormente consapevole dei tuoi diritti. È possibile comunque ottenere il rimborso anche direttamente con la compagnia aerea. Siamo giunti al termine di questo altro nuovo video tutorial. Se è stato di tuo gradimento, ti chiediamo di iscriverti al canale YouTube di Italia Rimborso per rimanere costantemente aggiornato. Ti ricordiamo che puoi usufruire dei nostri servizi gratuiti visitando il sito www.italiarimborso.it. Puoi scrivere alla mail info@italiarimborso.it o inviare un WhatsApp al 342 10 31 47 7. È tutto per oggi, al prossimo video!